questa puntata. Supporto alla candidatura della Toscana alle Olimpiadi 2040. Sì alla mozione. Regione, via libera al bilancio consolidato. Corecom, controversie telefoniche e alfabetizzazione digitale. Approvata a maggioranza dall'Aula la mozione per sostenere la candidatura della Toscana al turno europeo 2040 dei Giochi Olimpici e Paralimpici, presentata dal gruppo di Italia Viva, primo firmatario Stefano Scaramelli. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche e un'ambizione, quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura e a me fa piacere che il sottoscritto abbia portato questa discussione in Consiglio regionale, l'abbiamo portata insieme anche alla volontà del Presidente Gianni, del senatore Renzi e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città per fare della Toscana veramente quella Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Le nostre piazze, il nostro mare, i nostri stadi, le nostre città, le infrastrutture potrebbero trovare grandi finanziamenti, il sogno che sembrava veramente un'illusione, oggi fa un passo in avanti, a noi il compito e il dovere di proseguire per realizzarlo. Credo che le Olimpiadi siano una grandissima occasione, come tutti i grandi eventi sportivi, sia per lo sviluppo infrastrutturale, per lo sviluppo ovviamente dell'impiantistica sportiva e io dico anche di crescita della cultura sportiva di un paese. Io, francamente, tra tutti gli esempi di Olimpiadi moderne, dell'era moderna, come si dice, a cui sono più legato e che, a mio modo di vedere, sono un modello per il lascito che hanno dato alla città che l'ho ospitato, è Barcellona 92. Una città che era girata di spalle al mare e che dopo le Olimpiadi ha riscoperto il rapporto col mare attraverso la riqualificazione di quartieri, la creazione di infrastrutture. Credo che sia un'occasione se gestite bene. È ovvio che la strada è lunga, è difficile, che abbiamo una carta olimpica che parla appunto di città ospitante, che le città che hanno visto i cinque cerchi, basta vedere le ultime, insomma si parla di megalopoli, Parigi, Tokyo, Rio de Janeiro, Londra, Pechino, insomma bisogna risalire ad Atene per avere una città a dimensione, per quanto sia sempre una capitale, diciamo sotto i 10 milioni di abitanti. Detto questo, credo che sia sbagliato per la politica rinunciare alla costruzione della candidatura olimpica, rinunciare al perseguimento del sogno olimpico. Bisogna provarci. Intanto il concetto di Olimpiade diffuso ormai è un concetto consolidato. Tenete presente che le prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina si svolgeranno tra la Lombardia e il Veneto. Le Olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso quasi quanto la Toscana. E quindi noi possiamo lanciare le Olimpiadi in Toscana proprio avendo ormai acquisito questo concetto di giochi olimpici diffusi. Non c'è più il concetto delle Olimpiadi di Roma, tanto per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze. Pensate a delle manifestazioni, ai giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscana. Pensate a tutte le attività equestri dentro il parco di San Rossore. Pensiamo alla possibilità di fare tutti i giochi che vengono fatti in mare a Piombino, davanti a Livorno, insomma nella nostra strepitosa e meravigliosa costa sull'isola d'Elba, utilizzando le nostre colline proprio come contesto, come palcoscenico all'interno del quale poter fare questi giochi olimpici. Io penso, sono di parte, però penso che sia abbastanza oggettivo quello che dico, che se la Toscana riuscisse a organizzare i prossimi giochi olimpici del 2040 sarebbero le Olimpiadi più belle della storia dell'umanità. Quindi su questa proposta fatta da Italia Viva, Fratelli d'Italia c'è, noi faremo la nostra parte anche con il governo nazionale, perché le Olimpiadi sarebbero anche un'occasione straordinaria, strepitosa
per una ricostruzione infrastrutturale che a questa regione manca da troppo tempo. Quindi viva la Toscana, viva le Olimpiadi, viva le Paralimpiadi, viva tutte quelle ragazze, quei ragazzi, quei giovani che ancora oggi credono nello sport, e noi su questo proveremo a fare una grande battaglia tutti insieme. Ma io sono stata l'unica oggi che ha votato contrario a questa mozione, considerata anche da alcuni consiglieri del Partito Democratico molto utopistica, in quanto la regione toscana, che noi consiglieri dovremmo conoscere molto bene, ha un territorio e delle strutture che non sono assolutamente consone all'organizzazione di eventi grandi e capaci di raccogliere un grande quantitativo di persone come sono le Olimpiadi, tant'è che insomma mancano le infrastrutture, mancano gli stadi, ma le stesse nostre città di carattere prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter accogliere queste infrastrutture, per cui mi domando come questo potrebbe essere fatto, e soprattutto alla luce della nostra ormai storica ferma posizione contro l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario. Allora, ovviamente per quanto mi riguarda lo vedo come un sogno. È una cosa meravigliosa poter avere nelle nostre bellissime zone l'Olimpiade. Nel 2040 devo decidere io oggi, che nel 2040 avrò oltre 80 anni, quindi sicuramente le guarderò dalla televisione, anche se fossero, come potrebbe essere nella mia bella Maremma, le parti, diciamo, di canottaggio o di surf. Comunque, a parte la battuta, è un'illusione che abbiamo in qualche modo accarezzato un po' tutti, perché sarebbe una bella cosa, e credo che tutto sommato dobbiamo dare le armi all'attuale governo regionale per poter battersi perché possa verificarsi. Via libera al bilancio consolidato 2023. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza con 19 voti a favore, quelli del Partito Democratico e Italia Viva, e 11 contrari, dei gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Misto Merito e Lealtà e Movimento 5 Stelle. Ma il bilancio consolidato è uno strumento utile che ci consente di esaminare il bilancio della Regione Toscana, dell'ente regione e del Consiglio regionale in un ambito più ampio, che comprende, diciamo, una galassia di enti strumentali, di società partecipate e controllate. Il consolidato però si limita a esaminare le posizioni dei 21 soggetti, siano essi enti o società, che rientrano a termini di legge nel perimetro appunto del consolidamento. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione, come si dice in termini economici, cioè delle attività, che sfiora i 12 miliardi. Di questi, oltre l'80% fanno capo all'ente regione. Il risultato economico di questa, della gestione 2023, ci consegna, ecco, un dato positivo per circa 90 milioni di euro, che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022. C'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio appunto della situazione patrimoniale. I conti avrebbero potuto essere ancora più migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni, rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Toscana appunto nel diritto di esigere queste risorse, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario
regionale. Ecco, ciò nonostante la situazione complessiva, ecco, degli enti che compongono il perimetro del bilancio consolidato è una situazione positiva. Sì, il bilancio consolidato della Regione conferma i numeri in chiaroscuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni, Terme di Montecatini S.P.A., la società che ha il 70% di quote da parte della Regione Toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato, perché sappiamo essere in concordato presso il Tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo, come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di Sviluppo Toscana, che fa un utile negativo, scusate, una perdita di circa 280.000 euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate sono e arrivano in grande ritardo, si riferiscono addirittura agli anni 2022, c'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione, che ha i numeri fermi al 2015, vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri. Un tema poi particolare sul quale mi sono dilungato durante la discussione è quello del payback, perché noi sappiamo che alla fine dell'anno scorso la Regione Toscana, di fronte alle problematiche della sanità, ha dovuto dar luogo a un aumento dell'addizionale IRPEF. È intervenuta di recente una sentenza della Corte Costituzionale, ma su mia precisa domanda, anche durante la Commissione, il quadro dell'addizionale IRPEF non cambia, quei 200 milioni rimangono e i soldi dei toscani quindi continuano a essere, come dire, largamente accaparrati da parte delle normative regionali, che hanno dovuto fare ricorso per mettere in qualche modo in sicurezza una situazione della sanità che è sotto gli occhi di tutti e che continua a essere in grande difficoltà. Un voto positivo da parte di Italia Viva, convinto. Un bilancio che chiude in equilibrio. È importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione, ma anche del gruppo della Regione, tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi: come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024. Questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi 3 mesi per rivedere quella misura, per cercare di tenere in equilibrio i conti anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani, riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. Risoluzione delle controversie telefoniche e alfabetizzazione digitale. Il Corecom della Toscana ha organizzato un seminario nazionale su un tema che tocca da vicino gran parte della cittadinanza. Che fa? Concilia questo il titolo scelto per l'iniziativa organizzata con Agicom, l'autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni. L'incontro ha visto la partecipazione di 10 altri Corecom regionali. Secondo noi è un tema sicuramente di grande rilevanza quello di far conoscere ulteriormente i servizi del Corecom e in questo specifico tutto il tema delle conciliazioni. Noi anche nel 2023 abbiamo ricevuto oltre 4.900 istanze, gran parte di queste poi oltre l'80% giunge a un accordo in fase di conciliazione e restituiamo attraverso questa opera a titolo gratuito oltre 500.000 di euro nei confronti di cittadini e imprese che appunto hanno degli indennizi rispetto a queste controversie telefoniche. C'è un tema generale
di alfabetizzazione digitale su questa tematica, perché si accede attraverso la piattaforma del Concilia Web, per cui c'è questo tema generale di formazione che anche la Toscana deve in qualche modo vedere sempre crescere, favorire, e poi c'è un tema anche di stare attenti a chi si spaccia per il Corecom, ed esistono dei casi, e noi invitiamo appunto ad agire attraverso tutti i canali ufficiali, canali istituzionali, sia del Concilia Web, sia del numero verde, sia del sito, in modo da non avere fraintendimenti e tentativi di truffa.